Domenica 23 dicembre 2012 all'Hotel Domus Florenze di Piazza Santa Maria Novella a Firenze, inaugurazione della rassegna d'arte Luci e Colori, una manifestazione promossa dall'Associazione Galleria Centro Storico che vedete rappresentata al mio fianco dalla Presidente Lucia Mazzetti. A seguire, subito dopo il vernissage, terza edizione del Premio alla Carriera, un'altra manifestazione giunta, come detta, alla terza edizione promossa dall'Associazione Culturale Galleria Centro Storico. Ora, prima di passare alle immagini alla regia per la consegna dei premi, lascio il microfono velocemente a Lucia Mazzetti. Accanto a lei vedete i componenti della giuria che hanno selezionato gli artisti meritevoli di questo riconoscimento che fra poco verrà consegnato dalle mani della stessa Presidente e dei giurati. Bene, signore e signori, buongiorno, benvenuti all'Hotel Domus. Io vorrei ringraziare gli artisti partecipanti: da Elena Amaral, Liliana Antonini, Giusy Bizzotto, Michele Boscelli, Adriano Cassinis, Salvatorino Casula, Lorenzo Dariol, Hagel Angels, Carlo Franzoso, Valentina Lanzoni, Fabio Pigani, Anna Maria Peluso, Carolina Gioffre Pita, Nanda Rago, Luana Rondelli, Giulio Ribezzo, Caterina Spadafora, Giorgetta Stefanescu, Matteo Salviato, Rieco Tambo, Mario Testa, Anna Maria Marangoni e Federica Pirazzoli. Vada il mio ringraziamento di essere qui presenti e ospiti in questo bellissimo Hotel Domus. Ringraziamo tutto l'equipe dell'Hotel Domus, dal signor Enzo Calamini, e da Anna, da Emanuela e da Elena Calamini, che è una futura critica d'arte, che ci ospita per fare delle bellissime manifestazioni. Io vi ringrazio tutti e vi abbraccio e vi auguro a tutti voi buon Natale e buon anno. Buongiorno da Lucia Mazzetti. Io aggiungo a quanto detto da Lucia, invitiamo i telespettatori a venire a visitare questa mostra che non è riservata solamente ai clienti dell'Hotel Domus ma è aperta a tutti quanti, vorranno venire a visitarla fino al prossimo 10 gennaio, quindi l'albergo è aperto sempre, ma insomma si consiglia di venire a visitare la mostra in orario urbano per non disturbare ovviamente i lavori dello staff che opera quotidianamente in questa struttura alberghiera. E ora parola ai giurati, iniziando dalla professoressa Carmelina Rotundo. Diciamo che l'arte è quella cosa meravigliosa che unisce tutti. Qui abbiamo tutte le età rappresentate, dai giovanissimi a quelli più avanzati nell'età, con le tecniche più disparate. È veramente una grande mostra. Ho parlato precedentemente con molti degli artisti presenti, e veramente a parlare il cuore oltre che la mano, oltre che la tecnica. Qui in questi quadri c'è una comunicazione di emozioni, ma anche di denunce, di sofferenza e di bellezza in maniera veramente sublime. E ringraziamo la Presidente Lucia Mazzetti, che è riuscita ancora una volta a unire appunto questa altezza di espressione pittorica, e auguriamo ai pittori presenti di avere un grandissimo successo, o almeno di avere le cose che loro più desiderano, perché poi il successo non è tutto nella vita, ma è di realizzare i loro desideri. A tutti buon Natale. Bene, dopo Carmelina Rotundo, il critico d'arte Alfonso Confalone. Ecco, qui vediamo in questo universo, ecco, di espressioni artistiche che abbiamo l'onore di ospitare, quanto sia forte la similitudine fra arte e linguaggio, perché come in un linguaggio l'arte ha questi due elementi, la parola e l'espressione. Noi abbiamo voluto fare la mostra Luci e Colori perché nell'arte la luce è la parola dell'arte, che descrive i concetti in modo più forte o più sfumato, e il colore è quello che gli dà l'anima, cioè l'espressione emotiva con la quale noi guardiamo, osserviamo il mondo. Grazie ad Alfonso Confalone. Concludiamo questa carrellata con i componenti della giuria, col dottor Emilio Bianchi, giornalista e critico d'arte. Una rassegna all'altezza della tradizione a cui ci ha abituato Lucia Mazzetti, e sotto Natale fa piacere vedere tanti artisti che a Firenze si danno l'espressione di vari stili e di varie impostazioni artistiche, rimanendo quindi nella tradizione di una città che è piena di arte e di cultura e che si sente rappresentata anche da coloro che vengono ospitati.
Bene, sono stati tessuti gli elogi di Lucia Mazzetti, sono ulteriori elogi a quelli che Lucia ha raccolto nel corso di questo 2012, che per lei si è concluso benissimo, non solo con questa manifestazione, ma una settimana fa con il premio Arte in Toscana, che lo vedete dalle immagini che la regia vi sta proponendo in questo momento, che le è stato assegnato insieme a altre 19 eccellenze della nostra regione per quanto riguarda l'attività associativa, gallerie d'arte, critici d'arte, editoria d'arte e quant'altro, e Lucia era fra i 20 premiati di questo prestigioso premio promosso dall'Associazione Culturale Toscana Cultura. Grazie e brava Lucia per quanto fa. E prima di lasciare le immagini alla consegna dei premi e le foto di rito che immortaleranno questo vernissage, vi leggiamo nuovamente i nomi dei partecipanti, perché li ha letti poco fa Lucia, ma io vorrei segnalare anche le località di provenienza, perché questo avvalora ancora di più il lavoro svolto da Lucia Mazzetti, che, come ha recitato la motivazione del premio che le è stato assegnato, è riuscita negli anni a portare sempre a Firenze proposte nazionali e internazionali di grande respiro, e questa l'ha connotata come unicità nel vasto panorama espositivo della nostra regione. Infatti Elena Maral viene dal Portogallo, Liliana Antonini da Lecco, Giusy Bizzotto da Vicenza, Michele Bocelli da Parma, Adriano Cassinis da Roma, Salvatorino Casula da Verbania, Lorenzo Dariol da Varese, Akon Engelsen dalla Norvegia, Carlo Franzoso in arte Agatos da Chiusdino in provincia di Siena, Valentina Lanzoni da Imola, Fabio Pigani da Udine, Anna Maria Peluso dalla Puglia, Carolina Gioffreppita dalla Spagna, Nando Rago da Milano, Luana Rondelli in arte Eme da Bologna, Giulio Ribezzo da Brindisi, Caterina Spatafora da Milano, Giorgetta Stefanescu dalla Svizzera francese, Matteo Salviato da Venezia, Rieco Tambo dal Giappone, Mario Testa da Roma, Anna Marangoni da Viterbo, Federica Pirazzoli da Ravenna. Vi ricordo che le loro opere saranno in mostra all'Hotel Domus Florenze di Piazza Santa Maria Novella nella rassegna Luce e Colori fino al prossimo 10 gennaio 2013. Dunque, l'artista Caterina Spatafora da Milano la premia il nostro Alfonso Confalone ed Emilio Bianchi accanto. Fatemi una bellissima foto. Luana Rondelli in arte e me, facciamo un bellissimo applauso, la premia il nostro dottor Patrizio Borghini, la consegna a lei, e Alfonso Confalone vai al centro della sala, facciamole un bellissimo applauso. Giorgetta Stefanescu dalla Svizzera, facciamole un bellissimo applauso, questa artista benvenuta, la premia Alfonso Confalone, che parla bene il francese, facciamo un bellissimo applauso. Rieco Tambo, una carissima amica che veniva in via Petrafiana, un bellissimo applauso. Grazie di essere, bravo. Una foto, una foto. Aspetta, una foto, bene. Poi ti faccio premiare dal dottor Borghini. Venga, dottor Borghini, gliela consegni lei. Bene. A questa ragazza. Bellissimo applauso. Federica Pirazzoli. Facciamole un bellissimo applauso, benvenuta. Allora la premia sempre Alfonso Confalone e il nostro Emilio Bianchi al centro della sala. Con l'artista Nanda Rago, venga un bellissimo applauso. La premia il nostro dottor Patrizio Borghini, giratevi al centro. Al maestro Salvatorino Casula, bene. Un bellissimo applauso, benvenuto. Allora lo premio io e la professoressa Carmelina Rotondo, vai là, dall'altra parte Carmelina. Facciamole un bellissimo applauso, benvenuta a Firenze, complimenti per la sua vittoria, tanti auguri. Matteo Salviato, bellissimo applauso. Benvenuto a Firenze, vi consegno la targa io e la professoressa Marita Ceccarelli. Vieni Marita. Io? Qui, vieni, vieni, qui accanto. Lascia la portonaggio. Da quest'altra parte ci facciamo una bella foto con questo giovane grazie. Artista molto bravo. Facciamo un bellissimo applauso. Da Spinea, lei Anna Maria Peluso, chi ritira la targa? Venga, facciamole un bellissimo applauso. Maestro Giulio Ribezzo, che viene dalla Puglia, facciamole un bellissimo applauso. Benvenuto. Allora, la professoressa Carmelina Rotondo,
della sala, bene, e io le consegno la targa con più infiniti auguri e complimenti. Mario Testa di Roma, un grande maestro, ma non solo della pittura, è un giornalista, questo signore ha fatto Sanremo, eccetera, eccetera. Allora, io lo premio molto volentieri e lo faccio premiare anche al dottor Borghini. Venga con me, dottor Borghini. Venga, questo in omaggio all'albergo. Sì. Lo trovate anche nel Museo d'Arte Moderna in Cina. Aspetti, Mario Testa. Mettila in Milano, foto. Valentina Lanzoni, che è di La Ritira, un artista. La ritira a te, vero? Facciamole un bellissimo applauso. Nuovamente. Bellissimo applauso.